nuovo a Mattina 9, adesso facciamo il punto della situazione sulla nostra città di Napoli, il nostro capoluogo partenopeo, e ovviamente lo facciamo con il primo cittadino Luigi Di Magistris, già accomodato al saluto di Mattina 9. Buongiorno, buongiorno sindaco, come sta? Buongiorno, grazie. Dunque sindaco, entriamo nel vivo delle questioni che riguardano appunto la nostra città di Napoli. Oggi c'è il tema della Movida, ecco, sì. Dopo tanti vertici in prefettura e numerose proteste da parte dei cittadini, oggi è la giornata della delibera. Che cosa prevede questo documento? È un'ordinanza che depositerò in giornata, è pronta, che non è un'ordinanza salvifica, non è che la Movida ha una soluzione, una bacchetta magica che risolve tutti i problemi. Sicuramente quest'ordinanza può far fare un passo in avanti, trovare un punto di equilibrio tra il diritto, chiamiamola così, alla Movida, se significa diritto alla mobilità, il diritto all'intrattenimento, allo stare insieme, e il diritto alla sicurezza, alla quiete e al riposo. Quindi sono previsti soprattutto degli orari con riferimento ad alcune attività nei luoghi in cui c'è la Movida, e soprattutto, forse l'aspetto più importante, le sanzioni in caso in cui ci siano delle violazioni gravi di alcune regole di comportamento, perché le regole se le erano date già prima. Noi avevamo fatto un patto di convivenza civile dove avevano firmato esercenti delle attività economiche e una parte dei residenti. Alcune cose hanno funzionato e altre no. Questa ordinanza serve che nelle cose che non funzionano bene scatta la sanzione, che può arrivare fino alla chiusura di determinate attività economiche. Però voglio chiudere su questo: non è cambiata la filosofia di questa città. Questa città deve avere la capacità, attraverso il contributo di tutti, di trovare un punto di equilibrio. Cioè, la Movida non si può eliminare, non si può ordinare, come dire, la cessazione di attività economiche, non si può pensare che una capitale internazionale non viva anche di notte. Saranno proprio le sanzioni a motivare poi questo equilibrio tra residenti, esercenti e coloro che appunto vogliono vivere la Movida, come diceva lei? Dico quello che penso: ci vuole un grande senso di responsabilità da parte di tutti, sia dei commercianti, operatori economici, che dei fruitori della Movida. Ritengo che il risultato principale dipenderà dal controllo delle forze di polizia, lo dico molto chiaramente, perché soprattutto se pensiamo a Via Nello Falcone, per esempio a Bagnoli, è soprattutto un tema di viabilità. Quindi ho disposto nell'ordinanza anche dei punti su questo, cioè se vuole un intervento della polizia locale e delle forze dell'ordine sul tema dei controlli e della viabilità, e da questo punto di vista anche un controllo di prevenzione delle attività criminali non possono che farlo le forze di polizia. Teniamo presente che c'è anche un diritto alla sicurezza dei ragazzi e delle persone che partecipano alla Movida, perché la maggioranza della gente è gente per bene, che se arriva qualcuno con una bottiglia di vetro rotta che la dà in testa a qualcuno, con un coltello, sono tutti in pericolo, e qui l'ordinanza non può far nulla, cioè qui è un tema di controllo delle forze di polizia. Senta, chiusura della galleria laziale, se ne sta parlando ormai da diverso tempo, pericolo di frana, ieri è stata depositata una delibera importante, a che punto siamo e quali sono i tempi? Ma ieri abbiamo fatto veramente un lavoro enorme, lo voglio dire senza enfasi e senza retorica, abbiamo raggiunto un risultato quasi impensabile, perché la prospettiva quasi certa erano 3 giorni di chiusura, i lavori che si sarebbero fatti, eccetera. Noi siamo riusciti, diciamo, in 2 giorni a ritrovare una somma consistente per mettere in sicurezza tutta la galleria, è una somma di circa 1 milione di euro, quindi viene completamente risistemata. Anche l'altro, parliamo di una via nevralgica, via della città che collega 2 quartieri importanti, centrali. Fuorigrotta, area occidentale e centro, quindi viene messa completamente in sicurezza, viene fatti i lavori in 10 giorni, con tecnologie molto avanzate, attraverso un accordo che abbiamo stipulato in pochissime ore con la rete delle ferrovie italiane. Io credo, 10 giorni? Sì, 10 giorni, non di più. Io credo che questo è un grande risultato, e nel frattempo, in questi 10 giorni, abbiamo messo in campo delle azioni. Quali sono queste azioni, questi piani straordinari di anche di treni e di pullman? Allora, ecco, c'è la mobilitazione, si può facilitare, addirittura si è pensato a lasciare libero il pedaggio della tangenziale, quindi a non pagare. Ci sono varie azioni, una è questa che dice lei, ho chiesto e abbiamo chiesto formalmente a Tangenziale, ma soprattutto al Ministero delle Infrastrutture, da qui all'apertura della galleria, di non far pagare il pedaggio. Speriamo di avere una risposta positiva, certo, deve arrivare subito per la risposta, perché fra 10 giorni apriamo o la si fa adesso. Poi ci sta un piano straordinario in occasione 2 partite del Napoli
di Coppa martedì e col Milan domani, treni della linea 2 ogni 10 minuti, rafforzamento della Cumana e del trasporto pubblico, quindi da oggi faremo un battaggio informativo per cercare almeno ad alcune persone non farle arrivare con la macchina. Da mercoledì, con molta probabilità, diciamo con quasi certezza, in attesa poi del completamento dei lavori nella galleria cosiddetta laziale, doppio senso di marcia nell'altra galleria e poi immediato ripristino chiaramente della pista ciclabile. Quello che è importante è che questi interventi consentiranno non solo di eliminare il pericolo, perché è la cosa più importante, perché quello che è accaduto ovviamente certo, è qualcosa che attiene alla sicurezza di tutti noi, ma anche quello di ristrutturare l'intera galleria, e i tempi sono davvero brevissimi, quindi noi contiamo nel giro di 10 giorni, a partire da ieri, di aprire. Attendendo la risposta del Ministro dei Trasporti. Sul pedaggio, sì. Senta, domani visita a Napoli del Presidente della Repubblica Mattarella. Lei ci sta pensando, a delle richieste in particolare da fare a lui? C'è qualcosa di cui vuole discutere insieme al Presidente? Il Presidente viene molto rapidamente, perché viene per l'inaugurazione della festa, diciamo la giornata di inaugurazione, la festa dell'Annunziatella che si fa il 18 novembre in Piazza Plebiscito. Quindi arriva per l'inizio della cerimonia e va via. Però il segnale che il Presidente viene a Napoli, che mostra sempre attenzione e sensibilità per la nostra città, è qualcosa che io personalmente apprezzo, che i napoletani sicuramente apprezzano, e sono convinto che anche in questo momento così difficile non farà mancare la sua attenzione nei confronti di una città che sta vivendo un momento difficile, ma che sta rappresentando anche l'orgoglio del paese, perché è una città senza soldi che in 6 anni e mezzo ha dato un'immagine forte e migliore di sé. Nessuna richiesta particolare però? Se avessi la possibilità di incontrarlo, ma è difficile perché lui dovrebbe arrivare intorno alle 10.30, 11.15, andare via alle 12.15, la cerimonia dura dalle 11. Ma se potesse, cosa gli chiederebbe, Sindaco? Quale sarebbe la sua priorità? Attenzione alla città. E soprattutto basta ingiustizie nei confronti della nostra città e basta discriminazioni. Questa è una città in questi 6 anni e mezzo non ha avuto nulla, anzi le hanno tolto. Non ha avuto leggi speciali, non ha avuto i 50 milioni per salvare il trasporto pubblico come a Quindi Torino. Quindi un po' discriminata, lei dice, rispetto attenzione, al resto d'Italia. Ma il Presidente Mattarella è un uomo del sud, è un siciliano. È un siciliano che conosce perfettamente quali sono i mali del Mezzogiorno e le opportunità. E sa quanto è importante il capitale umano delle nostre terre, certo. E sa anche, secondo me, anche quanta passione personale. Esatto, quanta passione e capitale umano ci abbiamo messo in questi 6 anni e mezzo. Se cominciassimo ad avere qualche blocco normativo in meno e qualche vincolo finanziario in meno, questa città prenderebbe il volo anche sui servizi e sui problemi di cui parliamo ogni giorno. Senta, di queste ultime ore la notizia della morte di Totò Riina. In qualità di ex magistrato, secondo lei, pensa e ritiene che con la sua morte se ne vadano al contempo anche alcuni importanti misteri d'Italia? Beh, sicuramente nella sua testa criminale ci stanno aspetti che non sono ancora conosciuti. Io credo che il paese dovrebbe soprattutto sapere, ma ahimè siamo lontani dalla verità, quello che è stato la trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra. C'è un processo a Palermo, ma Totò Riina ha sempre negato, addirittura in questi anni, quando già stava male, capo indiscusso della mafia, 26 ergastoli, mandava dal carcere in 41 bis minacce nei confronti del pubblico ministero Nino Di Matteo, che ha svolto le indagini sulla trattativa tra Cosa Nostra e pezzi di Stato. Quindi con Totò Riina se ne va un pezzo della storia criminale recente del nostro paese e anche un pezzo di misteri. Non solo lui però ce l'ha nella testa i misteri, c'è ancora qualcuno che vive e che potrebbe raccontare. Chi lo sa che non accadrà un giorno. Che cosa fare per conoscere questi misteri, secondo me? Ma innanzitutto parlarne, perché l'oblio può essere pericoloso. L'altro giorno è stato molto bello, per esempio all'Università di Napoli, giurisprudenza, i ragazzi hanno organizzato un dibattito bellissimo, sono andato anche io a portare un saluto, c'era la sorella di Giovanni Falcone, Maria, e vedere centinaia e centinaia e centinaia di studenti che avevano la voglia di ascoltare la sorella del giudice Falcone, e questi ragazzi 25 anni fa non c'erano, perché erano ragazzi tutti intorno ai 20 anni, 22 anni, 23 anni, è un segnale davvero bello, quindi vuol dire che c'è una volontà di conoscere per sconfiggere. Poi ci vuole la mobilitazione culturale di tutti, lo diceva Giovanni Falcone. Senza la rivoluzione culturale non possiamo delegare la lotta alla mafia solamente a magistratura e forze dell'ordine
o isolare ed esporre chi in prima linea anche dalla politica cerca di combatterla, dobbiamo essere tutti quanti uniti. Senta, a proposito però di conoscenza, le rubo una battuta, prego. Insomma, lei dice c'è qualcuno ancora in vita che sa tante cose, sì. Chi è? Beh, tutti coloro che sono stati i mandanti di stragi, abbiamo le varie vertici di Cosa Nostra, però mi riferisco anche a qualcuno che deve essere ancora catturato, forse il più importante boss ancora libero in questo momento è Matteo Messina Denaro, che se venisse arrestato probabilmente si potrebbero sapere anche le evoluzioni più recenti del post trattativa tra Cosa Nostra e Stato. Intanto poi rimanendo un po' su questo alone, no? Surfandolo, ma in realtà toccandolo solo da lontano, dopo il grande successo dell'anteprima al cinema stasera comincerà Gomorra. Lei vedrà Gomorra? Ma io quando posso, sono un amante della cultura, lo sapete, teatro, cinema, sono stato alla Biennale di Venezia, sono orgoglioso del fatto che un terzo dei film all'ultima Biennale di Venezia di settembre erano Made in Naples, sono soddisfatto che negli ultimi 3 anni siamo arrivati a 400 film girati a Napoli, c'è Gomorra come Bastardi di Vizio Falcone 2, come Jackal, come tanti altri. Quindi cinema è in grande rivoluzione adesso. La cultura deve essere questo, la cultura non deve essere monotematica, bene Gomorra, bene tutto, purché sia di qualità, esatto. E purché racconti una città che è inferno, paradiso, purgatorio, voi lo sapete. Perché il paradiso un po' manca a volte. Beh no, non mi credete, ci sta, noi andiamo avanti proprio perché teniamo emozioni e paradiso della città, perché i problemi sono talmente tanti. Io sono contrario alle letterature unilaterali. Sono contrario quando qualcuno ha voluto far passare il messaggio, e c'è ancora qualcuno che cerca di farlo, che Napoli è solo Gomorra. Quello oltre che falso è grave. Ma esatto. Per il resto bene che ci sia cinema, ci sia teatro, ci sia cultura, ci siano artisti di strada. Questo è il messaggio di una città che ha puntato a militarizzare Napoli con la cultura. Sindaco, Universiadi, una grande opportunità per Napoli, una grande opportunità per lo sport. Vincenzo De Luca si è espresso di recente, insomma, nelle ultime sue uscite sul fatto che ci sia comunque un'emergenza anche sburocratizzazione da questo punto di vista. Napoli ce la farà a sostenere questo impegno così importante? Napoli la sua parte la sta già facendo, stiamo anche in perfetta sintonia e armonia col cronoprogramma che ci siamo dati, con gli impianti sportivi che si devono ristrutturare. Certo, è una corsa contro il tempo, c'è un tema di burocrazia, c'è un tema di impiego immediato delle risorse, c'è un tema di trasparenza, c'è un tema di legalità. Il governo finalmente è entrato nella partita, il CONI deve essere fondamentale, il ruolo del CONI nelle federazioni è fondamentale. Tenete presente, l'Universiadi sarà il più grande evento sportivo sicuramente nazionale per i prossimi anni. Quindi non solo è un'opportunità, ma consentitemelo, deve diventare una certezza per la nostra città, e soprattutto la cosa a cui più tengo, al di là dell'evento, è che dopo l'evento noi avremo tutti gli impianti sportivi di Napoli ristrutturati, l'80% dei quali stanno in periferia. Questo è fondamentale. È ottimista, quindi? Per no, per qua non bisogna essere ottimisti, bisogna essere certi. Napoli ce la farà? Napoli ce la farà, ce la deve fare, ce la farà. Noi faremo la nostra parte, io sono assolutamente ottimista. Strutture ancora sì. Però da ricostituire, Stadio San Paolo, penso al Collana, ci sono tante strutture che ancora languono, da questo punto di vista ci vuole ancora un bel po'. Queste sono inserite, San Paolo è inserito certo. Anche nelle Universiadi, oltre che nel mutuo col credito sportivo, quindi per le Universiadi il San Paolo sarà completamente ristrutturato e i lavori sono già in corso. Il Collana, inizialmente non inserito, poi siamo riusciti con un'intesa con la Regione a far sì che 8 milioni di euro sono stati stanziati, i lavori sono in corso e quindi anche il Collana per le Universiadi sarà completamente ristrutturato. Quindi è veramente una rivoluzione dello sport. Una grande rivoluzione, lavori in corso, però non possiamo dare, o possiamo dare, secondo lei Sindaco, anche una previsione di tempo? No, i tempi li sappiamo per certo, perché le Universiadi saranno a luglio del 2019. Tutti gli impianti devono essere pronti per la primavera del 2019. Alcuni, come il Collana, cominceranno alcune cosette a essere pronte già nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Diciamo che per febbraio-marzo del 2019 avremo tutti gli impianti completi, cioè tutti, non solo Collana, San Paolo, ma anche le varie piscine, la Scandone, gli impianti sportivi da San Pietro a Paterno, a Fuorigrotta, a Ponticelli, quindi è una rivoluzione. Una grande rivoluzione, sì, che deve trovare Napoli, deve essere pronta, qua, ma anche per gli spettatori che appunto entreranno nella nostra città. Devo dire, noi siamo partiti un po' in anticipo, devo dire, il Comune di Napoli ha già fatto i piani di fattibilità, sono pronti per le gare. Quello che è un po' lento è la procedura normativa che il governo si è impegnato a sbloccare in questi giorni, come ha detto anche il Presidente Luca, che era necessario che ci fosse da questo punto di vista un'accelerazione.
Grazie di cuore allora al sindaco di Napoli, grazie Luigi De Magistris, per essere stato ancora una volta in compagnia di Mattina 9. Restate con Mattina 9 e dopo la pubblicità ancora un altro argomento. Grazie.